Amici, Maria De Filippi ha un problema. Nessuno si aspettava un fatto del genere. Potrebbe cambiare davvero tutto. Amici è il talent show più amato della televisione nostrana. Il suo approdo sul tubo catodico è avvenuto circa un ventennio fa e da quel momento l'interesse dei telespettatori si è mantenuto alto e costante. Segno incontrovertibile del grande affetto che i telespettatori nutrono nei confronti del format. Agli inizi il nome del programma era Saranno famosi, e i cantanti e i ballerini venivano chiamati a cimentarsi in tre discipline: ballo, canto e recitazione. Non vi erano dunque delle categorie settoriali. I giovani artisti in erba dovevano dimostrare di saper intrattenere e di avere una grande versatilità. Con il trascorrere del tempo, la formidabile squadra che lavora al fianco di Maria De Filippi ha apportato delle modifiche alla trasmissione, introducendo pian piano il concetto di serale, ossia la messa in onda della puntata in prima serata su Canale 5. Amici, Maria De Filippi ha un problema serio. Attraverso delle sfide ad alto tasso adrenalinico, gli allievi della scuola vengono chiamati a cimentarsi in performance da urlo all'esito delle quali una giuria d'eccezione dà loro un voto ed esprime un giudizio. Il gradimento del pubblico e quello degli esperti del settore porta via via alla nomina del vincitore. Anche questa stagione è entrata nel vivo ed è andata in onda la terza puntata. Gli ascolti parlano chiaro. Il pubblico sta seguendo ogni minuto della trasmissione. Ma c'è un dettaglio che Maria De Filippi deve tenere in considerazione. Si tratta infatti di un problema che potrebbe costare caro in termini di ascolti. Le puntate del talent show vengono infatti registrate, ed inevitabile che vengano spifferate le anticipazioni e che circolino velocemente sul web. Il fatto che i fan siano a conoscenza prima ancora della messa in onda della puntata di Cosa avverrà, potrebbe dissuaderli dal restare incollati allo schermo, ma ciò non accade. I dati parlano chiaro, lo share è altissimo nonostante le anticipazioni dilagano. In realtà si è assistito ad una inversione di tendenza. Proprio il fatto che gli appassionati del format sappiano che cosa li aspetta li induce a guardare la puntata con interesse. Secondo i dati sono stati infatti circa 3.800.000 i telespettatori che hanno guardato la puntata sfiorando il 26% di share, un risultato ineguagliabile. Dunque quello che potrebbe essere un problema è divenuto un coadiuvante.